partecipazione, per la presentazione di questo nuovo evento che è Verona Shopping Food and Wine Friday, come potete vedere. Un segnale eccezionale, i commercianti che si sono uniti hanno costituito un gruppo tra di loro con il supporto delle categorie economiche, con il supporto e l'aiuto del Comune di Verona per realizzare tutta una serie di attività e di eventi che possano dare attrattività alla nostra città. Ma oltre all'attrattività un segnale di speranza, di futuro, di voglia di riprendere in mano quella che è la vita della nostra Verona, una Verona che purtroppo ha sofferto, sta soffrendo per l'emergenza del coronavirus, ma che non si vuole dare per vinta. Questo è un punto di partenza, il punto di partenza per una rinascita, per una ripresa che diventa oggi quanto più necessaria in un sistema dove è fondamentale fare gruppo, e questa è sicuramente una dimostrazione importantissima di come il mondo dell'economia e del commercio, a partire proprio dalla base, si è unito per dare un segnale importantissimo, che Verona non si ferma, Verona non si vuole fermare, non si vuole arrendere. Noi avevamo lanciato la campagna Aiutiamoci a casa nostra, sii il turista della tua città, e questo è sicuramente uno dei modus operandi che va proprio in questa direzione, in questa linea. Quindi io vorrei fare un plauso a tutti questi negozianti che si sono spesi, che si sono dati da fare per organizzare quelle che potremmo definire proprio le notti bianche di Verona, da questo venerdì ai prossimi tre, ma un progetto sicuramente che vogliamo riprendere anche nel prossimo mese fino a settembre. Presidente, che sarebbe stata un'estate diversa dal solito lo sapevamo già, però insomma si lavora senza sosta, fare gruppo non è necessario, è obbligatorio quasi. Confesercenti lo dice da molto tempo, l'unico modo per uscire dalla crisi in questo momento, poi bisogna imparare dalle crisi, ma soprattutto per rilanciare una nuova città, un nuovo sistema Verona, è quello di fare rete. Fare rete vuol dire veramente proporre nuove idee adeguandosi a quelli che sono i tempi. Oggi i tempi ci dicono che a seguito di questo Covid dobbiamo trovare strategie diverse per presentarsi al pubblico, per agganciare pubblici diversi, perché questo sta cambiando il target del turista che sta venendo su Verona, e stiamo riscrivendo la storia di Verona per il futuro, per i prossimi anni. Quindi Confesercenti sicuramente plaude e patrocina questi eventi ed è in prima linea per il bene del commercio e del piccolo commercio, soprattutto del centro storico, ma in questo caso. Ma gli eventi non si fermeranno solo lì, arriveranno anche poi nei quartieri. I numeri sono molto molto tristi da leggere, ogni giorno questi bollettini non sono, faccio sempre l'esempio, il presidente Zaia dava ogni giorno le indicazioni dei morti relativi alle persone che sono decedute per questo brutto Covid, noi ogni giorno abbiamo il bollettino delle aziende che sono decedute da questo Covid, quindi imprenditori, famiglie, persone che devono ritrovare una collocazione, quindi anche un problema sociale. Quindi noi prima di tutto oggi stiamo seguendo questa tipologia di supporto alle imprese, stiamo facendo il supporto sociale, ma soprattutto stiamo aiutandole a poter riemergere da veramente un problema di difficoltà importante, soprattutto in città come il centro storico di Verona, che vive di turismo. Oggi, non trovando il turista, molte aziende sono in gravissima difficoltà, e quindi dobbiamo essergli vicino soprattutto in questi momenti. Dobbiamo stare tutti insieme, tutti quanti, battagliare per salvaguardare il nostro lavoro, quello di tutti noi, perché indipendentemente che uno abbia un negozio, uno abbia un bar, uno abbia un ristorante, un'agenzia viaggi, uno sia un NCC o un tassista, la nostra città vive di turismo, noi viviamo di questi servizi, per cui dobbiamo cercare di portare più gente che sia possibile. La mia politica è iniziare immediatamente dai veronesi, e dico ai veronesi: state tranquilli e sereni, uscite pure di casa e venite nei negozi. Nei nostri negozi, bar, ristoranti, non rischiate nulla, sono tutti igienizzati, sono tutti con tutte le cose in regola, assolutamente su tutto. Per cui venite con tranquillità e serenità a mangiare una pizza, a mangiare in un ristorante, a bere un aperitivo, a comprare un paio di scarpe, a comprare una borsa. Venite a fare un po' di shopping a Verona. Intanto che passate da un negozio all'altro vedete l'interno di questa stupenda città che ha delle visualizzazioni che sono stupende. Io chiedo ai veronesi magari di fare un salto e venire una sera a bere un aperitivo su questa terrazza che ci sta ospitando oggi, che è un posto favoloso, e vedete dei risvolti che sono interessantissimi, sono bellissimi, come un giro sulla Torre dei Lamberti. Fatelo veramente, perché merita. Un giro a Giardini Giusti, fatelo, merita. Il nostro centro storico è pieno di questi negozi dove vendono delle chicche,
che noi conosciamo bene, per cui venite con serenità fuori di casa.